paura a uomini e donne per l'amatissima protagonista. Non mi sento per niente bene, ha detto dopo essere caduta a terra. Cosa è successo? Il suo è uno dei volti più amati nella storia di Uomini e Donne. Ha vestito i panni della corteggiatrice e della tronista, ma da diversi anni è opinionista nell'amatissimo dating show di Canale 5. Stiamo chiaramente parlando di Tina Cipollari, l'iconico volto della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Negli anni la Cipollari si è fatta amare non soltanto per la sua bellezza incredibile ma anche per il carattere forte e per la simpatia contagiosa che da sempre la contraddistinguono. Come già accennato, la celebre Tina è entrata nel programma di Canale 5 parecchi anni fa nel ruolo di corteggiatrice. Negli anni la Cipollari è stata anche tronista, per poi diventare una presenza fissa nello show come opinionista. Al suo fianco ci sono Gianni Sperti e Tini Cansino a commentare le avventure delle dame e dei cavalieri del programma. Oggi tutti conoscono Tina Cipollari non soltanto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche e soprattutto per la popolarità che la donna ha conquistato nel corso del tempo. Di recente l'opinionista è finita al centro dell'attenzione a causa di una notizia sul suo passato. A quanto pare, infatti, la Cipollari ha avuto una relazione con Lucas Casella quando entrambi erano molto giovani. Uomini e donne, paura in studio per Tina Cipollari. Da qualche settimana non si fa altro che parlare del flirt tra Tina Cipollari e Lucas Casella. La notizia ha lasciato tutti senza parole, inclusa la stessa Tina che ha più volte affermato di non avere molti ricordi a riguardo. La Cipollari, però, è stata la protagonista di un curioso centro studio insieme proprio a Lucas Casella, che ha voluto ricordare i bei tempi del loro flirt. Dopo aver osservato insieme a pubblico, tronisti e corteggiatori alcune foto che ritraggono i due artisti insieme, Tina e Lucas si sono concessi un ballo, emozionando così tutti i presenti. Durante il ballo sono stati in molti a notare la forte complicità tra la Cipollari e Casella, che si sono stretti sulle note di Julio Iglesias. Sul più bello, però, Tina è caduta a terra sotto la potente ipnosi di Lucas. Per qualche minuto l'opinionista è rimasta accasciata sul pavimento, fino a quando il mago non l'ha svegliata con il suo potere. Al risveglio, però, la Cipollari è apparsa molto confusa. Non mi sento per niente bene, ha detto, riprendendosi a poco nel corso della puntata.